Studio del mese di agosto 2021. La Torre Preziosa, tratto da Buddismo e Società 211. Ho letto la tua lettera con grande attenzione. Ho anche ricevuto le tue offerte alla Torre Preziosa di un can di monete, riso raffinato e altri oggetti. Ho riferito tutto ciò rispettosamente al Go-Onzon e al Sutra del Loto. Te ne prego, stanne certo. Nella tua lettera chiedi: che significato hanno il Tathagata, molti tesori e la sua torre preziosa che apparve dal sottosuolo? L'insegnamento che riguarda la torre preziosa è di grande importanza. Nell'ottavo volume del suo Parole e frasi del Sutra del Loto, il gran maestro Tiantai spiega l'apparizione della torre preziosa. Afferma che ha due funzioni distinte: dar credito ai capitoli precedenti e aprire la strada alla rivelazione successiva. Perciò la torre preziosa apparve per convalidare l'insegnamento transitorio e per introdurre quello originale. Detto in altro modo, la torre chiusa simboleggia l'insegnamento transitorio e la torre aperta quello originale. La torre aperta rivela i due elementi di realtà e saggezza. Tuttavia, questo discorso è estremamente complesso, perciò non entrerò in ulteriori dettagli adesso. In sostanza, l'apparizione della torre preziosa indica che, quando udirono il Sutra del Loto, i tre gruppi di ascoltatori della voce percepirono per la prima volta la torre preziosa dentro la loro vita. Adesso i discepoli e i seguaci laici di Nichiren stanno facendo lo stesso. Nell'ultimo giorno della legge non esiste altra torre preziosa che gli uomini e le donne che abbracciano il Sutra del Loto. Perciò ne consegue che coloro che recitano Nammyoho Renge Kyo, qualunque sia la loro condizione sociale, sono essi stessi la torre preziosa e allo stesso modo sono essi stessi il Tathagata, molti tesori. Non esiste altra torre preziosa che Myoho Renge Kyo. Il Daimoku del Sutra del Loto è la torre preziosa e la torre preziosa è Nammyoho Renge Kyo. Al momento l'intero corpo dell'onorevole Abutsu è composto dei cinque elementi di terra, acqua, fuoco, vento e spazio. Questi cinque elementi sono anche i cinque caratteri del Daimoku. Perciò Abutsubo è la torre preziosa stessa e la torre preziosa è Abutsubo stesso. Al di fuori di questa consapevolezza tutto il resto è inutile. È la torre preziosa adornata dai sette tipi di gemme. Ascoltare l'insegnamento corretto, credere in esso, osservare i precetti, meditare, praticare assiduamente, rinunciare ai propri attaccamenti e riflettere su se stessi. Potresti pensare di aver fatto offerta alla torre preziosa del Tathagata a molti tesori, ma non è così. Le hai offerte a te stesso. Tu stesso sei un Tathagata da sempre illuminato e dotato dei tre corpi. Dovresti recitare il Nammyoho Renge Kyo con questa convinzione. Allora il luogo dove reciti il Daimoku diventerà la dimora della torre preziosa. Il Sutra afferma: se nelle terre delle dieci direzioni vi sarà un luogo in cui sia predicato il Sutra del Loto, allora la mia torre emergerà e apparirà in quel luogo. Una fede come la tua è talmente rara che io iscriverò la torre preziosa apposta per te. Non cederla mai a nessun altro se non a tuo figlio e non mostrarla mai ad altri che non abbiano una forte fede. Questo è il motivo del mio avvento in questo mondo. Abutsubo, tu meriti di essere chiamato la guida di questa provincia settentrionale. Può essere che il Bodhisattva pratiche pure sia rinato in questo mondo come Abutsubo e sia venuto a trovarmi? Com'è meraviglioso, com'è meraviglioso. È al di là del mio potere capire perché tu abbia una fede simile. Farò questa domanda al Bodhisattva pratiche superiori quando apparirà, dato che ha il potere di conoscere queste cose. Non sto dicendo tutto ciò senza un buon motivo.
Tu e tua moglie dovete pregare privatamente davanti a questa torre preziosa. Ti spiegherò meglio in seguito. Con profondo rispetto, Nichiren. Lezioni di Daisaku Ikeda. La torre preziosa è dentro di noi. Stiamo andando verso un'epoca delle persone comuni. Nessuno è più nobile e perspicace di loro. Purtroppo, però, persiste la tendenza negativa a considerare gli esseri umani come mezzi per raggiungere uno scopo, calpestandone l'umanità e la dignità. Proprio per questo, ora che ci troviamo a un bivio così critico, è ancora più vitale far crescere individui dalla convinzione incrollabile. Credo fermamente che nel XXI secolo una religione dovrebbe preoccuparsi principalmente di formare persone in grado di trasformare positivamente il clima spirituale della società e creare una corrente di rispetto per ogni individuo e per la dignità della vita come valore universale. Proprio le persone, infatti, apriranno la strada alla costruzione dell'epoca della gente comune. L'alba di quest'era vittoriosa sorgerà quando ognuno e ognuna di noi si risveglierà al tesoro custodito nella propria vita. Tutto inizia dalla nostra rivoluzione umana. Qual è il vero tesoro di un paese, di una società in grado di dare avvio a una nuova epoca? L'ex presidente del Sudafrica, Nelson Mandela, che a causa delle sue idee trascorse più di 27 anni in prigione, trionfò sull'apartheid e fece sorgere una nuova alba di vittoria della gente comune. Parlando della sua fede negli esseri umani, dichiarò: "La ricchezza più grande del mio paese è il suo popolo, più bello e autentico del più puro dei diamanti. È proprio così, le persone sono davvero la ricchezza più grande. L'apparizione di persone tenaci e di buoni principi cambierà inevitabilmente la società in meglio. Ogni individuo è veramente un tesoro supremo, perciò il punto di partenza per qualsiasi cambiamento positivo è la propria rivitalizzazione spirituale. La nostra grande rivoluzione umana individuale inizia quando ci risvegliamo al nostro potenziale interiore. Quando diventiamo consapevoli dell'immenso ed elevato potenziale della nostra vita, lo riconosciamo in modo naturale anche negli altri. Se ogni persona svilupperà un rispetto autentico per la dignità e il valore proprio e altrui, l'umanità potrà elevare la sua condizione vitale complessiva e trasformare il proprio karma di conflitti e discordie, aprendo una breccia nell'oscurità fondamentale o ignoranza che avvolge la vita umana. Alzandoci e agendo con la consapevolezza che la nostra vita è la torre preziosa di suprema nobiltà, potremo far sorgere grandi torri di pace e felicità in tutto il mondo. Questo è lo scopo del buddismo di Nichiren Daishonin. La rivoluzione umana dentro di noi è la chiave di tutto. Risvegliarsi al proprio vero io originale è l'argomento di La Torre Preziosa. In questa lezione vedremo come il Daishonin insegnò questo principio essenziale ad Abu Tsubo, il destinatario della lettera. Leggiamo un brano dagli scritti di Nichiren Daishonin. Ho letto la tua lettera con grande attenzione, ho anche ricevuto le tue offerte alla Torre Preziosa di un can di monete, riso raffinato e altri oggetti. Ho riferito tutto ciò rispettosamente al Gohonzon e al Sutra del Loto. Te ne prego, stanne certo. Nella tua lettera chiedi: che significato hanno il Tathagata molti tesori e la sua torre preziosa che apparve dal sottosuolo? L'insegnamento che riguarda la torre preziosa è di grande importanza. Nell'ottavo volume del suo Parole e frasi del Sutra del Loto, il Gran Maestro Tiantai spiega l'apparizione della torre preziosa. Afferma che ha due funzioni distinte: dar credito ai capitoli precedenti e aprire la strada alla rivelazione successiva. Perciò la Torre Preziosa apparve per convalidare l'insegnamento transitorio e per introdurre quello originale. Detto in altro modo, la torre chiusa simboleggia l'insegnamento transitorio e la torre aperta quello originale.
La torre aperta rivela i due elementi di realtà e saggezza. Tuttavia, questo discorso è estremamente complesso, perciò non entrerò in ulteriori dettagli adesso. In sostanza, l'apparizione della torre preziosa indica che, quando udirono il Sutra del Loto, i tre gruppi di ascoltatori della voce percepirono per la prima volta la torre preziosa dentro la loro vita. Il magnifico spettacolo della torre preziosa che emerge. Non è certo se il Daishonin abbia scritto la torre preziosa durante l'esilio Asado o dopo essersi stabilito sul monte Minobu. Le ricerche più recenti, in base al contenuto, propendono per quest'ultima ipotesi. Nel passo introduttivo, il Daishonin conferma ad Abu Tsubo di aver ricevuto le sue offerte sincere, 1.000 monete, riso brillato e altre cose. Dice anche che Abu Tsubo gli aveva scritto riguardo a una questione dottrinale. Che significato hanno il Tathagata, molti tesori e la sua torre preziosa che apparve dal sottosuolo? Per comprendere il significato di questa domanda, cominciamo ricordando la scena nella quale la torre preziosa emerge dalla terra nell'undicesimo capitolo del Sutra del Loto, l'apparizione della torre preziosa. Il capitolo inizia con la torre preziosa che improvvisamente appare sotto gli occhi di coloro che erano radunati in assemblea sul picco dell'Aquila. L'enorme torre emerge dalla terra e si erge sospesa nell'aria. Poi da essa proviene una voce possente che dice: Eccellente, eccellente, Shakyamuni, onorato dal mondo, tu puoi predicare alla grande assemblea il Sutra del Loto della legge meravigliosa, la grande saggezza imparziale, la legge per istruire i Bodhisattva, custodita e serbata nel cuore dai Buddha. È come dici, proprio come dici tu, Shakyamuni, onorato del mondo, tutto ciò che hai esposto è la verità. È la voce di molti tesori, un Buddha del passato che proviene dalla terra della purezza preziosa, situata a est, e che aveva giurato di apparire con la sua torre preziosa ovunque venisse insegnato il Sutra del Loto, allo scopo di confermarne la validità. A questo punto però la porta della torre è ancora chiusa e nessuno ha visto molti tesori seduto al suo interno. Dopo che la voce ha parlato, si verificano numerosi eventi miracolosi, come la triplice purificazione delle terre, che prepara la strada al raduno dei Buddha emanazioni provenienti dai mondi delle 10 direzioni. Dopo il loro arrivo, Shakyamuni si alza per aprire la porta della torre preziosa e si siede al suo interno, accanto al Buddha molti tesori. Con questa serie di eventi straordinari ha inizio la cerimonia nell'aria. La torre preziosa ha dimensioni stupefacenti, è alta 500 yojiana e larga e profonda 250, con un diametro, secondo un calcolo, pari a circa un terzo del diametro della Terra. È adornata da 7 tesori. Oro, argento, lapislazzuli, madreperla, agata, perle e cornalina. Immaginando questa colossale torre scintillante sospesa in aria esattamente davanti agli occhi, una visione di magnificenza e imponenza impareggiabili, Abu Tsubo non avrà potuto fare a meno di chiedere spiegazioni al Daishonin. Da qui la sua domanda. Che significato hanno il Tathagata, molti tesori e la sua torre preziosa che apparve dal sottosuolo? Percepire la torre preziosa nella propria vita. Sin dai tempi antichi ci sono state molte interpretazioni del significato della torre preziosa che appare nel Sutra del Loto. Tuttavia, Nichiren Daishonin afferma in modo incisivo che noi stessi siamo la torre preziosa e che la torre preziosa è anche il Go'onzon. L'apparizione della torre preziosa ha un significato cruciale, infatti il Daishonin dice: l'insegnamento che riguarda la torre preziosa è di grande importanza. Inizia la sua spiegazione facendo riferimento a parole e frasi del Gran Maestro Tiantai, in cui si afferma che l'apparizione della torre preziosa ha due funzioni.
dar credito ai capitoli precedenti e aprire la strada alla rivelazione successiva. In altre parole, la torre chiusa simboleggia l'insegnamento transitorio e la torre aperta quello originale. Ma il Daishonin aggiunge: tuttavia, questo discorso è estremamente complesso, perciò non entrerò in ulteriori dettagli adesso. Credo che la ragione fosse che egli desiderava andare direttamente al nucleo della questione, esponendo la sua conclusione. In sostanza, l'apparizione della Torre Preziosa indica che quando udirono il Sutra del Loto, i tre gruppi di ascoltatori della voce percepirono per la prima volta la Torre Preziosa dentro la loro vita. I tre gruppi di ascoltatori della voce sono i discepoli di Shakyamuni ai quali egli profetizzò l'illuminazione futura nell'insegnamento transitorio, prima metà, del Sutra del Loto. Secondo il Daishonin, il significato dell'apparizione della Torre Preziosa è che questi discepoli, udendo l'insegnamento del Sutra del Loto, percepirono per la prima volta la Torre Preziosa dentro la loro vita. Giunsero cioè a comprendere che l'enorme torre preziosa che pensavano fosse emersa all'esterno, in realtà era sorta dentro di loro. Fu un evento rivoluzionario, come quando nel Medioevo la concezione geocentrica di Tolomeo fu sovvertita da quella eliocentrica di Copernico. Per esempio, in Parole e frasi del Sutra del Loto, Tiantai spiega che la torre preziosa è il corpo del Dharma del Buddha e che i presenti all'assemblea la videro, ma non arriva a dire che essi percepirono la torre preziosa dentro la loro vita. Come indica il titolo dell'undicesimo capitolo del Sutra del Loto, la Torre Preziosa appare, ovvero emerge, si manifesta dentro di noi. Una Torre Preziosa splendente si erge maestosa nell'universo interiore della nostra vita e noi la vediamo e ci risvegliamo alla sua presenza. In altre parole, l'apparizione della Torre Preziosa significa riconoscere che la Torre Preziosa è una rappresentazione della vera realtà della nostra stessa vita. Noi che viviamo nell'ultimo giorno della legge, che tipo di torre preziosa percepiamo dentro di noi quando udiamo gli insegnamenti del Sutra del Loto? Il Daishonin prosegue spiegando più nel dettaglio il significato di questa grande torre preziosa interiore. Leggiamo un brano dagli scritti di Nichiren Daishonin. Adesso i discepoli e i seguaci laici di Nichiren stanno facendo lo stesso. Nell'ultimo giorno della legge non esiste altra torre preziosa che gli uomini e le donne che abbracciano il Sutra del Loto. Perciò ne consegue che coloro che recitano Nam-myoho Renge Kyo, qualunque sia la loro condizione sociale, sono essi stessi la torre preziosa e allo stesso modo sono essi stessi il Tathagata molti tesori. Coloro che abbracciano il Sutra del Loto nell'ultimo giorno della legge sono essi stessi la torre preziosa. Adesso i discepoli e i seguaci laici di Nichiren stanno facendo lo stesso, afferma il Daishonin. Intende dire che, proprio come gli ascoltatori della voce ai tempi di Shakyamuni, i suoi seguaci dell'ultimo giorno della legge cercano di risvegliarsi per vedere la torre preziosa nella loro vita. Poi c'è un passo famoso. Nell'ultimo giorno della legge non esiste altra torre preziosa che gli uomini e le donne che abbracciano il Sutra del Loto. Perciò ne consegue che coloro che recitano Nam-myoho Renge Kyo, qualunque sia la loro condizione sociale, sono essi stessi la torre preziosa e allo stesso modo sono essi stessi il Tathagata molti tesori. Detto per inciso, il presidente fondatore della Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi, aveva sottolineato in rosso nella sua copia del Gosho sia questo passo sia numerose altre frasi di La Torre Preziosa, segno che anch'egli aveva studiato questa lettera con molta attenzione. Quanto devono essere stati sorpresi e commossi Abutsuboi e sua moglie Senichi leggendo queste parole con cui il Daishonin spiegava il significato della torre preziosa interiore,
non solo riferendosi ai passi del sutra, ma identificandola direttamente con la loro vita. Forse i due anziani coniugi si saranno scambiati un sorriso, felici e grati per la spiegazione del Daishonin. Il Daishonin afferma che la vita di tutte le persone, qualunque sia la loro condizione sociale, è la torre preziosa. La posizione sociale è irrilevante nel buddismo, né la raccolta degli insegnamenti orali. Il Daishonin dice: quando si guarda il proprio corpo, si può vedere che esso è uno stupa dotato dei 3000 regni, e quando si guarda la propria mente, si può vedere che è un Buddha dotato dei 3000 regni. Potremmo interpretare così questa frase: il nostro corpo è la torre preziosa e il Buddha molti tesori seduto dentro è la nostra mente. Tale interpretazione è indice di una filosofia che esprime un supremo rispetto per tutti gli esseri umani. Coloro che non riconoscono la dignità e il valore della vita di tutte le persone e operano discriminazioni nei confronti degli altri, in realtà stanno denigrando se stessi. Apprezzare e rispettare gli altri è la maniera per far risplendere al massimo la nostra torre preziosa interiore. Dimostriamo la grandezza della legge mistica con le nostre azioni e il nostro esempio. In questo passo il Daishonin parla anche delle figure degli uomini e delle donne che abbracciano il Sutra del Loto. La parola figura, che corrisponde al giapponese sugata, figura, corporatura, aspetto esteriore, è implicita nella traduzione italiana. La parola figura riguarda aspetti come la forma esterna e le azioni. Non si riferisce a qualche concetto astratto o ideale, ma alla realtà concreta della vita, alle nostre faccende quotidiane, qui e ora. Il Daishonin dichiara che non esiste torre preziosa diversa dagli esseri umani reali e viventi. La vita di coloro che abbracciano la fede nel Go-on-zon, recitano Nam-myoho Renge-kyo e propagano il buddismo del Daishonin risplende istante dopo istante come entità della legge mistica. Ognuno e ognuna di noi, persone comuni che sperimentano gioie e dolori di questo mondo, è, così come è, una torre preziosa infinitamente nobile. E non vi è torre preziosa più splendente dei membri della Soka Gakkai internazionale che si sforzano incessantemente in questo mondo pieno di sofferenza per trasformare il proprio karma e contribuire alla felicità degli altri, senza farsi spaventare dalle critiche delle persone meschine. Il Daishonin afferma che coloro che recitano Nam-myoho Renge-kyo, qualunque sia la loro condizione sociale, sono essi stessi la torre preziosa e allo stesso modo sono essi stessi il Tathagata molti tesori. La ragione di ciò è che tali persone, così come il Buddha molti tesori, testimoniano la validità del Sutra del Loto. Non sono certo degli osservatori passivi, ma persone che, ardentemente desiderose di recarsi là dove viene spiegato e trasmesso agli altri l'insegnamento buddista, confermano attivamente che la legge mistica è la suprema verità e la chiave per conseguire la buddhità. Non posso fare a meno di ricordare gli eroici sforzi dei nostri stimati pionieri, i membri del gruppo Molti Tesori, che certamente incarnano questo ideale. Il mio maestro, José Itoda, spesso lo dava ai membri più anziani con una ricca esperienza di vita, definendoli coloro che testimoniano, come il Buddha Molti Tesori o i nostri nobili compagni Molti Tesori. I membri del gruppo Molti Tesori hanno perseverato sinceramente nella pratica buddista per 20, 30, 50 anni. Hanno lottato al mio fianco, superando numerose vicissitudini nella loro battaglia per Kosenrufu e nella loro vita personale. E hanno continuato a proclamare e a dimostrare con le loro azioni e il loro esempio la grandezza del buddismo del Daishonin e della Soka Gakkai. Anche se nessuno li loda pubblicamente, dal punto di vista del buddismo sono eroi e eroine di suprema nobiltà. Le loro parole, piene di fiducia e convinzione, sono pregne dell'esperienza maturata in lunghi anni di vita.
La loro esistenza è di per sé la prova della verità della legge mistica. In mezzo alla devastazione e alle sofferenze seguite al terremoto e allo tsunami che l'11 marzo 2011 ha colpito il Giappone nordorientale, una donna del gruppo Molti Tesori ha scritto questi versi facendo voto di risollevarsi e ricostruire la sua vita. Leggendo le sue parole mi vengono le lacrime agli occhi. Anche se tutto mi è stato strappato, una cosa rimane: la fiamma che arde nel mio cuore. I membri anziani delle zone colpite continuano a procedere con spirito invincibile, con la determinazione di non farsi sconfiggere. Godono dell'affetto e della stima dei compagni e delle compagne di fede e della comunità, grazie alla loro incrollabile fiducia e convinzione. Ciascuno e ciascuna di loro è davvero una magnifica torre preziosa e un Buddha molti tesori, che testimonia la verità degli insegnamenti del Daishonin. Mia moglie e io stiamo pregando assiduamente per la salute e la lunga vita di tutti i nostri membri che si trovano nella loro età d'oro in Giappone e in tutto il mondo. Leggiamo un brano dagli scritti di Nichiren Daishonin. Non esiste altra torre preziosa che Myoho Renge Kyo. Il Daimoku del Sutra del Loto è la torre preziosa e la torre preziosa è Myoho Renge Kyo. Al momento l'intero corpo dell'onorevole Abutsu è composto dei cinque elementi di terra, acqua, fuoco, vento e spazio. Questi cinque elementi sono anche i cinque caratteri del Daimoku. Perciò Abutsu-bo è la torre preziosa stessa e la torre preziosa è Abutsu-bo stesso. Al di fuori di questa consapevolezza tutto il resto è inutile. È la torre preziosa adornata dai sette tipi di gemme. Ascoltare l'insegnamento corretto, credere in esso, osservare i precetti, meditare, praticare assiduamente, rinunciare ai propri attaccamenti e riflettere su se stessi. Il Go-Onzon, uno specchio luminoso. In questo passo il Daishonin sottolinea che Abutsu-bo è la torre preziosa di Myoho Renge Kyo che risplende dei sette tipi di tesori e che Abutsu-bo stesso è un Buddha. Prosegue poi spiegando perché Abutsu-bo è la torre preziosa. Comincia dicendo: il Daimoku del Sutra del Loto è la torre preziosa e la torre preziosa è Myoho Renge Kyo. La torre preziosa del Sutra del Loto non è altro che Myoho Renge Kyo. Il Daimoku del Sutra del Loto è la torre preziosa che il Daishonin iscrisse nella forma del Go-Onzon, l'oggetto di culto. Nella raccolta degli insegnamenti orali, il Daishonin dice: ora, quando Nichiren e i suoi seguaci recitano Myoho Renge Kyo, vedono e comprendono i 10.000 fenomeni come se fossero riflessi in uno specchio splendente. Questo specchio splendente è il Sutra del Loto e in particolare è il capitolo L'apparizione della Torre Preziosa. Senza uno specchio non possiamo vedere il nostro volto. Allo stesso modo ci occorre uno specchio splendente per vedere la torre preziosa dentro la nostra vita. Il Daishonin iscrisse il Go-Onzon affinché lo usassimo come specchio. Il Go-Onzon è la raffigurazione della condizione illuminata del Buddha dell'ultimo giorno della legge. Perciò, quando recitiamo Myoho Renge Kyo al Go-Onzon, il nostro specchio luminoso, la nostra intrinseca natura di Buddha emerge potentemente. Lo scopo del Go-Onzon è far emergere questa torre preziosa dentro di noi. La torre preziosa della legge mistica siamo noi. Poi il Daishonin afferma: l'intero corpo dell'onorevole Abutsu è composto dei cinque elementi di terra, acqua, fuoco, vento e spazio. Questi cinque elementi sono anche i cinque caratteri del Daimoku, Myoho Renge Kyo. In breve, lo stesso nostro corpo è un'entità di Myoho Renge Kyo, la legge mistica. La torre preziosa rappresenta ognuno e ognuna di noi che recita Myoho Renge Kyo.
Questo è il significato dell'affermazione del Daishonin, perciò Abu Tsubo è la torre preziosa stessa e la torre preziosa è Abu Tsubo stesso. Potremmo affermare che queste auree parole esprimono l'assunto fondamentale del buddismo del Daishonin, il quale infatti subito dopo afferma: al di fuori di questa consapevolezza tutto il resto è inutile. Questa è l'intuizione profonda del Buddha dell'ultimo giorno della legge. Secondo il Daishonin, la torre infinitamente preziosa risplende nella vita delle persone comuni di questa travagliata ultima epoca. Se tutta l'umanità fosse in grado di percepire la suprema dignità e il valore di ogni persona, la direzione della storia cambierebbe in meglio. Il punto essenziale è riconoscere la sacralità della vita di ogni persona e aprire gli occhi a quanto prezioso e degno di rispetto sia ogni singolo individuo. Il filosofo americano Henry David Thoreau, 1817-1862, parlando dell'evoluzione graduale del sistema politico verso la democrazia, descrisse questo sviluppo come un progresso verso un vero rispetto dell'individuo. In altre parole, l'umanità può realizzare un progresso autentico soltanto quando la società rispetta, apprezza e rafforza ogni singolo individuo in maniera consona alla dignità e al valore del quale è originariamente e intrinsecamente dotato. Thoreau guardava al futuro per la realizzazione di tale società ideale. Uno Stato non sarà mai realmente libero e illuminato fino a quando non riconoscerà l'individuo come un potere più alto e indipendentemente dal quale derivano tutti gli altri tipi di potere e autorità e non lo tratterà di conseguenza. Il capitolo L'apparizione della torre preziosa insegna che la vita di ogni persona ha un valore e uno splendore uguali a quelli dell'intero universo, di gran lunga superiori a quelli di qualsiasi nazione e persino del mondo nel suo complesso. Ogni individuo è l'incarnazione di tale dignità. Il vero significato dell'apparizione della torre preziosa nel Sutra del Loto è risvegliare le persone a questo sublime potenziale interiore che possiedono. I sette tipi di gemme rappresentano gli sforzi che compiamo nella pratica buddista. Il Daishonin prosegue dicendo: è la torre preziosa adornata dai sette tipi di gemme. Ascoltare l'insegnamento corretto, credere in esso, osservare i precetti, meditare, praticare assiduamente, rinunciare ai propri attaccamenti e riflettere su se stessi. Se la torre preziosa è la vita delle persone comuni, allora cosa sono i sette tesori che adornano la vita di coloro che abbracciano la legge mistica e che corrispondono a materie preziose come oro, argento e lapislazzuli che adornano la torre preziosa del Sutra del Loto? Il Daishonin qui dice che sono i sette elementi indispensabili della pratica buddista: ascoltare l'insegnamento corretto, credere in esso, osservare i precetti, meditare, praticare assiduamente, rinunciare ai propri attaccamenti e riflettere su se stessi. Per noi, praticanti del buddismo del Daishonin, questi sette tesori rappresentano: udire l'insegnamento della legge mistica, credere nella legge mistica, osservare il precetto della legge mistica, cioè abbracciare e sostenere il Sutra del Loto, il Gonzon, concentrare la mente sulla legge mistica, cioè recitare Daimoku al Gonzon, sforzarsi diligentemente nella fede e nella pratica, abbandonare l'egocentrismo e mettere la fede al primo posto, riflettere sinceramente su di sé e cercare continuamente di migliorarsi giorno dopo giorno. Il Daishonin insegna che tutti questi elementi sono compresi nella fede, nella legge mistica e, in effetti, osservando le nostre attività quotidiane nella Soka Gakkai internazionale, possiamo vedere che è proprio così.
I sette tesori non sono quindi gioielli o pietre preziose che adornano la nostra vita e la torre preziosa, cioè la natura di Buddha dentro di noi, sono piuttosto il nostro cuore e le nostre azioni. Leggiamo un brano dagli scritti di Nichiren Daishonin. Potresti pensare di aver fatto offerta alla torre preziosa del Tathagata molti tesori, ma non è così, le hai offerte a te stesso. Tu stesso sei un Tathagata da sempre illuminato e dotato dei tre corpi. Dovresti recitare Nam-myoho Renge Kyo con questa convinzione. Allora, il luogo dove reciti il Daimoku diventerà la dimora della Torre Preziosa. Il Sutra afferma: se nelle terre delle 10 direzioni vi sarà un luogo in cui sia predicato il Sutra del Loto, allora la mia torre emergerà e apparirà in quel luogo. Una fede come la tua è talmente rara che io iscriverò la torre preziosa apposta per te. Non cederla mai a nessun altro se non a tuo figlio e non mostrarla mai ad altri che non abbiano una forte fede. Questo è il motivo del mio avvento in questo mondo. Abutsubo, tu meriti di essere chiamato la guida di questa provincia settentrionale. Può essere che il Bodhisattva pratichi pure, sia rinato in questo mondo come Abutsubo e sia venuto a trovarmi? Com'è meraviglioso, com'è meraviglioso! E al di là del mio potere capire perché tu abbia una fede simile. Farò questa domanda al Bodhisattva pratiche superiori quando apparirà, dato che ha il potere di conoscere queste cose. Non sto dicendo tutto ciò senza un buon motivo. Tu e tua moglie dovete pregare privatamente davanti a questa torre preziosa. Ti spiegherò meglio in seguito, con profondo rispetto, Nichiren. La torre preziosa è nella nostra vita, lì dove siamo adesso. Poi il Daishonin scrive ad Abutsubo: potresti pensare di aver fatto offerta alla torre preziosa del Tathagata molti tesori, ma non è così. Le hai offerte a te stesso. Le nostre offerte alla torre preziosa, cioè al Go-Onzon, in realtà sono offerte che facciamo alla nostra vita. Il Daishonin dice anche che Abutsubo stesso è un Tathagata da sempre illuminato e dotato dei tre corpi, cioè un Buddha completo e perfetto. Questa è la grandiosa dichiarazione che ognuno e ognuna di noi è originariamente un Buddha. Il Go-Onzon ci permette di elevare la nostra condizione vitale e di risplendere al massimo. Questo fa del buddismo di Nichiren Daishonin un insegnamento veramente umanistico. Inoltre noi siamo Tathagata da sempre illuminati e dotati dei tre corpi. Siamo la torre preziosa, perciò ovunque ci troviamo, quello è il luogo della torre preziosa. Come scrive il Daishonin in questa lettera, il luogo dove reciti il Daimoku diventerà la dimora della Torre Preziosa. Significa anche che non dovremmo cercare altrove la Torre Preziosa. Qualunque momento e luogo in cui recitiamo con forte fede al Go-Onzon diventa immediatamente la cerimonia nell'aria sul picco dell'Aquila in cui si innalza la Torre Preziosa. Le lodi e le aspirazioni di Nichiren Daishonin per il suo leale discepolo. Nichiren Daishonin rappresentò visivamente la torre preziosa del Sutra del Loto nella forma del Go-Onzon. Dice a Abutsubo: io iscriverò la torre preziosa apposta per te. Iscrivere la torre preziosa significa iscrivere Nam-myoho Renge Kyo come l'oggetto di culto, il Go-Onzon, che il Daishonin stabilì quale mezzo per permettere a tutte le persone di conseguire la buddhità nella realtà concreta della vita quotidiana. Questo è il vero scopo della sua apparizione nel mondo come Buddha dell'ultimo giorno della legge. Il Daishonin loda la fede tenace di Abutsubo e la sua pratica altruista, chiamandolo la guida di questa provincia settentrionale di Sado. Era davvero un nobile e autentico leader di Khosen Rufu. Che
Chi si risveglia al fatto di essere la torre preziosa comprende naturalmente che la torre preziosa esiste ugualmente nella vita degli altri e per questo cerca di aiutarli a farla emergere dentro di loro. A partire da Abu Tsubo, molte persone in tutta Sado e nelle zone vicine del Giappone settentrionale un giorno avrebbero abbracciato la fede nel buddismo del Daishonin e avrebbero brillato come torri preziose. Possiamo leggere queste parole come un sincero incoraggiamento del Daishonin ad Abu Tsubo, come un'esortazione ad alzarsi per lottare insieme a lui come un vero discepolo e una guida di Kosen Rufu. Per questo il Daishonin dice anche: può essere che il Bodhisattva pratiche pure sia rinato in questo mondo come Abu Tsubo. Il Daishonin senza dubbio sentì che il sostegno e la protezione che Abu Tsubo gli diede a rischio della vita erano dovute a qualche meraviglioso legame buddista fra loro sin dal passato. Esprimendo il suo apprezzamento per la sincera devozione di Abu Tsubo, il Daishonin dice: com'è meraviglioso, com'è meraviglioso, e al di là del mio potere capire perché tu abbia una fede simile. Farò questa domanda al Bodhisattva pratiche superiori, la guida dei Bodhisattva della terra, quando apparirà, dato che ha il potere di conoscere queste cose. Nella conclusione, il Daishonin incoraggia Abu Tsubo e sua moglie Sennichi a proteggere con cura il Go-Onzon e a recitare Nam-myoho Renge-kyo davanti a esso. Scrive: tu e tua moglie dovete pregare privatamente davanti a questa torre preziosa. La ragione per cui dice privatamente è che molto probabilmente, anche dopo il condono del suo esilio e la sua partenza da Sado, per i suoi seguaci su quell'isola remota la situazione doveva essere ancora difficile. Per questo, forse, gli esorta a prendersi la massima cura del Go-Onzon e a recitare davanti a esso, desideroso che mantenessero una fede salda e basata sul Go-Onzon in ogni circostanza. Facciamo risuonare un grande inno in lode all'umanità. Nel 1991, esattamente 20 anni fa, in un tempo in cui stavamo lottando per assicurarci la nostra indipendenza spirituale dopo il secondo episodio con i preti, nella Soka Gakkai internazionale studiavamo ripetutamente la Torre Preziosa. La mia vita è la Torre Preziosa. Credevo fermamente che fosse giunto il tempo in cui questo spirito di umanesimo universale, basato sulla filosofia di rispetto e affermazione della vita del buddismo di Nichiren, facesse risuonare in tutto il mondo un grande inno all'umanità e alla vita. La Torre Preziosa in cui brillano i 7 gioielli simboleggia la dignità e la nobiltà della nostra stessa vita. La nostra vita è una maestosa Torre Preziosa. Il Daishonin ci insegna: se esaminiamo la natura di Myoho Renge-kyo, vediamo che le Torri Preziose non sono altro che tutti gli esseri viventi e tutti gli esseri viventi non sono altro che la completa entità di Nam-myoho Renge-kyo. La raccolta degli insegnamenti orali. Sforzandoci di vedere sempre la torre preziosa in noi e negli altri, potremo far apparire un numero infinito di torri preziosi nella nostra comunità e nel mondo. Innalziamo anche noi le torri preziose di Kosen Rufu nella nostra società, lasciando un monumento eterno di ciò che abbiamo realizzato in questo mondo. Adorniamo la nostra vita con orgoglio e gioia, pensando: ecco la mia torre preziosa. Facciamo emergere la torre preziosa che è dentro di noi e aiutiamo tante persone a fare lo stesso. La luce scintillante dei 7 tipi di gemme della torre riflette direttamente quella della nostra rivoluzione umana. Chi si sforza risplende sempre. La vita di chi si dedica al grande voto di Kosen Rufu emana una luce imperitura come un gioiello prezioso. I membri della Soka Gakkai internazionale sono valenti campioni e campionesse, eroi e eroine di Kosen Rufu, con la missione di far apparire in tutto il mondo grandi torri preziose di dignità umana e di rispetto, qualcosa a cui tutta l'umanità anela.
Quel tempo è finalmente arrivato.